Buongiorno, buongiorno a tutti, buon sabato, appuntamento con Parliamone con un caffè. Ora erano diverse settimane che non ci vedevamo, sicuramente tutti o quasi tutti sarete rientrati dalle ferie. Allora, noi siamo di nuovo qua per parlare di un grande evento che faremo appunto domani, ma non vi voglio anticipare tanto perché poi tanto avremo tutti i nostri ospiti. Vediamoci intanto questo piccolo promo, questo trailer organizzato e realizzato da Video Piacenza, che già vi fa capire un po' dove saremo. Event Service e Video Piacenza in un appuntamento fashion. Domenica 12 settembre, red carpet in stazione. La moda bordo piscina all'antica stazione di Graziano Visconti a partire dalle 16:30. Eccoci, eccoci di nuovo qua. Allora, intanto vado subito a chiamare qua in ballo Massimo, buongiorno. Buongiorno Enrico, buongiorno a tutti. Ben ritrovati Buongiorno. dopo diversi giorni. Abbiamo fatto anche noi un po' di lockdown, con queste dirette. No, abbiamo fatto un po' di ferie, siamo andati a Ferie, Mola tra virgolette, magari. a organizzare un altro evento e vabbè. Allora, qua stiamo ovviamente sempre parlando di Event Service, questa organizzazione nostra che ci porta un po' in giro per l'Italia, e domani siamo in stazione. Ora, non vorrei che molti pensassero che domani siamo in stazione, prendiamo il treno e andiamo via. No, 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 Ah. domani siamo un'antica stazione, infatti lo dice anche il nome, in cui anni fa si fermavano i treni per fare rifornimento di acqua quando i treni andavano ancora a vapore e fare lo scambio di scendere i passeggeri e salire. Poi Adesso siamo in un borgo bellissimo, in provincia di Piacenza, che è Graziano Visconti. Francamente sì. non lo conoscevo, però sono rimasto davvero stupito perché è un posto bellissimo, insomma, un Se borghetto. mi permetti, colgo l'occasione di Certo. invitare tutti a vedere sia il nostro evento e sia che, di vedere Graziano Visconti, che è un borgo medievale che è stupendo, come stavi dicendo. Adesso Anna c'è un Maria, gatto che buongiorno, buongiorno. se non la smette di salire sul qui la picchio. E niente, Che c'è? Ah, il veramente. gattino. C'è un gattino, ogni tanto vedrete la coda, ma non Oggi sta giù. parliamo di gattini, di canini, insomma, oggi siamo un po', Oggi è una siamo un po' giornata pet. che non parliamo solamente di modelle di moda, ma parleremo anche di un argomento che è molto molto sentito ultimamente, ma sempre, perché comunque sono i nostri amici per la vita, quelli che comunque non ci abbandoneranno Tienilo mai. lì, fallo rimanere lì, No, non ci amici. sta fermo. Siamo molto felici. Vai giù. Quindi allora, vabbè, dicevi che insomma, Scusate, perché no, dicevo che i nostri amici cani sono amici di Terni, quindi chi meglio di loro ci accompagneranno domani. Abbiamo deciso di fare una cosa che poi comunque ne parleremo fra qualche minuto in dettaglio. Fa molto piacere avere come anche loro passerelle, possiamo dire così, non ricordo, perché comunque accompagneranno alcune Ora poi di tanto lo scopriremo. Intanto ci Ciao Anna ricorda Maria. Anna Maria che oggi è la giornata dell'amicizia. Infatti l'amicizia poi comunque ci appartiene un po' in questo gruppo, no? Nel senso, Non un po', è ecco, questo è fondamentale, fondamentale. no, no. Poi anche Anna Maria ci sta seguendo ogni passo, quindi è diventata la nostra assidua amica, anche perché comunque seguendoci Con ci furore porta passo per dall'Abruzzo. passo nei nostri eventi. Allora, dicevo, quindi Graziano Visconti all'antica stazione dove là,
noi abbiamo trovato il suo titolare che è Daniele, che insomma ci ha aperto le porte di questa bella location per permetterci di fare questo evento. Un evento un po' davvero particolare, interessante, proprio perché sembra di girare, di rivivere, non so, una pellicola cinematografica, perché poi ci saranno abiti della nostra Cesira, di Ciak Cesira, che è già stata nostra ospite in altri eventi. Ci faranno rivivere decenni, no, importanti. Decenni che ci hanno permesso di essere qui adesso, perché la nostra storia, se non avessimo avuto storia, non ci saremmo neanche noi. Quindi si arriverà a circa 100 anni della nostra storia, se non ho di più, 150 anni della nostra storia. Quando le nostre nonne, bisnonne andavano alle feste paesane, andavano ai balli, si sposavano, perché ci sono anche gli abiti che usavano per sposarsi. Quindi riviveremo un po' questo, l'antica stazione, la piscina, tutte queste madame e lady, adesso, perché non so, anche le giovanissime, perché abbiamo dagli 11 adesso non dico l'ultimo dell'età, però abbiamo dagli 11 Non lo diciamo, non lo c'è un target diciamo, ampio, insomma, quindi. sì, quindi, perché comunque è giusto che ogni ragazza possa far vedere, perché c'erano anche le ragazze giovani, quindi facciamo tutta una carrellata per far vedere quello che erano le giornate di festa, perché per gli abiti si usavano più lo più le giornate di festa, Certo, perché ma poi sono abiti che ci raccontano la storia, quindi. sì. Speriamo veramente che il tempo per sta no, regge, perché se ti ricordi, nell'evento scorso, sempre di abiti, abbiamo dovuto farlo il chiuso, perché quel giorno Dio disse: Dio disse, vabbè, dobbiamo far piovere, dobbiamo far tirare il vento, ci deve essere freddo, il tempo regge, sarà clemente, ma ci sarà anche lei, perché attualmente la vedo sempre, mi sembra sia ancora in ferie, credo sia ancora in ferie, ma non sono no. sicuro. Ciao. Sì, è ancora in Buongiorno, ferie. Ciao. Alessandra. Beh, ma Ciao. Alessandra, allora, Ma vieni per o non vieni domani domani? torno, sì, torno, torno. Ma dove sei di bello? Dove sei? Sono a Marina di Massa. Marina di Massa, qua, quindi Sì. qua vicino a me, qua Qua vicino a me. vicino a te, Qua vicino a esatto. me. No, 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 non va mica bene questa cosa. Voi due vicini, adesso Alessandra Posto torna giù. bellissimo. No, Torno, torno. Pronta insomma, per domani. ecco, sei felice domani di indossare questi abiti meravigliosi? Sì, molto, molto, moltissimo. Sono molto contenta. È la mia seconda sfilata, quindi sono molto contenta. Questi sono abiti pesanti, Sì. pesanti nel senso che hanno tanta, tanta storia, tante cose da raccontare. Questi sono abiti che sono veramente. Nulla toglie a tutti gli altri abiti, però questi sono abiti che hanno una storia importante. Quindi mi raccomando, Certo. di non inciampare, perché se vai nell'acqua poi si bagnano. No, speriamo di No, no. no, dai, Ma lo... non te la voglio tirare. Poi, no, Ecco, no, appunto. assolutamente. Appunto. No, no. Ma non ci saranno solo questi abiti, ma ci saranno anche dei bellissimi gioielli, fra l'altro. Ma... Sì. Ci sarà il nostro sponsor in qualità di Maurizio, che presenterà la sua collezione. Non faccio nomi perché non faccio pubblicità, la faremo domani. Questa collezione in cui ci sarà un'uscita anche con questi gioielli bellissimi che abbiamo avuto l'opportunità di vederli. Quindi non ci saranno solo abiti, domani ci saranno anche gioielli, ci saranno anche queste bellissime creazioni. Quindi la moda, la moda in questi abiti storici con questi graziosi gioielli, e poi da non sottovalutare, Alessandra, le musiche, le colonne sonore che accompagneranno queste uscite, perché sono bellissime, Massimo. Io sono rimasto sorpreso la volta scorsa quando le ho sentite, perché sono proprio Io musiche molto importanti, famose, insomma. ho avuto un appunto nei giorni scorsi in cui mi dicevano che le sfilate non dovrebbero durare più di un certo tot. Io mi ricordo
tutte le nostre sfilate che nessuno si è alzato e dire che noia. Ma poi, tornando al discorso di queste musiche, di questi vestiti, ho visto le persone che erano tutte sedute, e mi darai ragione se dico la verità, Enrico. Sono rimaste tutte dal primo minuto dell'inizio della sfilata fino all'ultimo con la bocca aperta e applaudivano le ragazze che Sì, ballavano sì. le musiche, perché poi ti lasci, l'abito va indossato, ma se tu hai una musica che non è adeguata, Non riesce a personalizzarlo, quindi ecco. ci vuole la musica. Proprio abbiamo visto che sono rimasti seduti a ammirare gli abiti fino all'ultimo secondo e poi erano ancora lì a dire ma basta, finito. Quindi ti lasci catturare da questi abiti, da queste musiche e anche la coreografia, perché non dimentichiamoci che la signora Cesira porterà due ragazze che sono con lei per ogni sfilata, in cui hanno in tutto imparato a fare le coreografie, andare vestite. Poi l'avevi vista nella passata sfilata, che veramente sono bravissime. Che fra l'altro poi Cesira credo riesca a collegarsi fra un po' Mi ha promesso di sì, anche con mi ha noi. promesso fra un Intanto pochettino. Alessandra, ma secondo me Alessandra, quando domani sera finirà tutto e andremo via, ti porterai a casa secondo me un barboncino. Ti piacciono i Beh. barboncini? No, io ce l'ho, me lo porto da Ah, te casa. lo porti anche te? Sì. Ma quindi abbiamo Esmeralda, buongiorno Esmeralda, se ci Buongiorno attivi Esmeralda, l'audio, eccola buongiorno qua. ragazzi. Buongiorno. Buongiorno. Esmeralda Massimo, quindi Esmeralda figlia d'arte, insomma, Guardali. è un'artista. Ecco. Ecco questa famigliola di quattro soggetti, guardate belli, eh? Ah, Allora, c'è anche il Neretto lì. ci vuoi Beh. presentare un po' la tua famiglia, Esmeralda? Ti presento i miei bambini? Sì, tutti quanti siete lì, tutti. Quanti siete? Sei? Quanti siete? Ita, saluta. Saluta. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao Ethan. Ciao Edison. E questi sono una piccola parte dei miei barboncini. Lui è Ecco. Freddy. Ma loro domani saranno con noi? Domani saranno con noi. Ci sarà Daisy, Bene, bellissimi. il piccolo boss. Non so se lo vedete bene. Lo vedremo, vedremo. Forse Massimo porterà anche i suoi gattini, non lo so, no. Secondo me passiamo dei minuti un po' critici, cani, gatti, no, poi c'è Lapo comunque, non dimentichiamoci il principe Lapo di Alessandro, quindi Sì. Certo. lui sfilerà con gli orecchini, con la collanina. Certo. Sarà Massimo, contentissimo, immagino. ecco qua, infatti dice, oddio che meraviglia. Anna Maria. No, ma lo sta dicendo noi due, Anna Maria, che Ah no, meraviglia. questo era scontato, Ah insomma, no, poi mi ok. rivolgevo anche agli altri. Allora, buongiorno anche, scusate, buongiorno anche ad Elena. Buongiorno Ciao Elena. Elena! Buongiorno. Massimo, allora, presenta magari, ecco, tutto lo staff di Esmeralda, tu che le conosci meglio, i figli, che Mi sono saranno fra perso. l'altro in passerella domani. No, io so. Adesso faccio la figura di uno che non si ricorda le cose. Comunque, abbiamo Esmeralda, che è la Scusa, mamma. Ciao scusa, buongiorno a Tiziana Bossi. Tizi. Esmeralda è la mamma, diciamo la signora che ha il barboncino in spalla, per lo che si vede, per lo più che non vuole stare fermo. Poi c'è Elison, Meraviglia. Ciao. una dei figli, la centrale, c'è Ethan che si è già presentato, poi ci sono altri due ragazzi, ti ho dimenticato il nome, mi devi scusare, non è per mancanza di rispetto o di importanza, ma dimmelo tu, per Allora, favore, ci Esmeralda. sarà mio figlio Maverick, Maverick, giusto? e poi ci sarà mio nipote Myron. I maschietti avranno l'incarico e l'onore di accompagnare le ragazze che sfileranno in passerella, quindi è un ruolo molto importante.
Sono tutti new entry di Event Service, quindi domani daranno il meglio di loro e accresceranno ancora di più il valore che è la nostra associazione, il nostro, come chiamare, gruppo di ragazzi, Gruppo, di gruppo, bello, gruppo. gruppo. No, volevo dire a Alessandra che adesso comunque domani mattina dovrei essere in pista, avrai un ruolo molto importante che lo possiamo svelare, no, Enrico? Cioè nel senso di avrà un ruolo di una ragazza che avrà la nostra, dovrà dare la sua immagine per valorizzare la nostra immagine. Quindi cosa vuol dire quando una ragazza dà la sua immagine per accrescere il nostro gruppo? Come si può Vabbè, un chiamare, Enrico? reciproco scambio di immagine, dai. No, è interessante questo, anche perché, insomma, è sempre un valore aggiunto. Quindi Alessandra avrà l'onore di essere vicino al presentatore, che E nonché poi Enrico Alessandra, Ciampa. insomma, se ne intende di moda, quindi non Sì, nascondiamolo. un po' Quindi, sì, dai, diciamo che un po' appunto, sì. insomma, quindi. adesso sì, no, beh, Alessandra, per quanto riguarda moda e bellezza, non è seconda a nessuno, È quindi. proprio dentro l'argomento. Ma Sì. Smeralda, dicevo, tu sei figlia d'arte, ma infatti è vero, ci vuoi dire qualcosa di te? Allora, mio nonno era un famoso regista italiano, però vabbè, nei tuoi anni, adesso non più. Poi io ho sempre lavorato con mio zio, che è stato il primo che ha messo il Dolby Surround nel cinema. Ah, vedi, Era vedi, vedi, vedi. direttore della fotografia Oh. italiana. Questo quindi ha avuto un ruolo importante, insomma, il Dolby Surround è un po' cambiato, no? Il sistema suono nel cinema, quindi. Bello. No, no, ma è molto. È proprio una figlia d'arte. Quando me l'ha detto, che mi ha spiegato, sono rimasto. Sì, Sono infatti. rimasto impressionato. E anche tu sei amante delle passerelle, Smeralda? Sì, diciamo che non ho problemi a esibirmi perché. No, che problemi vuoi avere? Ah, magari che qualcuno gli metta il piede quando sfila, che vola per terra, cioè potrebbe avere, conoscendo il fotografo, che mi hanno detto che è birichino, non so chi sarà, però chi sarà. Il fotografo potrebbe essere che faccia degli scherzi, fate attenzione. Allora, domani, allora, vogliamo ripetere, allora, ti spiego il motivo di questa domanda, le epoche, Massimo, le epoche degli abiti. Le epoche saranno quattro, dal 70-60, l'epoca di Happy Days, così, tanto per intenderci. Poi ci sarà a seguire i 50 e 40, e a seguire i 30-20, e poi ci sarà l'epoca, secondo me, più, non dico più bella, ma più curiosa, quella che comunque. E ci fa rivivere tanti sogni, principesse e non principesse, comunque gli anni fine 800, che chiuderà con tutte le musiche di Mozart, Beethoven, e chiuderemo in bellezza con questa sfilata che è di fine 800. E come avevamo detto prima, ci saranno le uscite anche con i gioielli di Maurizio Molteni. Un piccolo riassunto Ecco, per dicevo, certo, piccolo piccolo. dicevo, Alessandra e Smeralda, voi in quale epoche secondo voi vi sentirete più a vostro agio? Quali sono le epoche più belle per voi di questi decenni, dal 70 fino, insomma, agli anni 20? Ma Ci vuole io sicuramente gli abiti, quelli dell'Ottocento, mi piacciono molto. sono. Me ne sono fatto una anche per Carnevale e mi è piaciuto molto farmelo. Poi vabbè, le epoche sono tutte belle, ognuna ha le sue caratteristiche, però quelli dell'Ottocento, poi ho visto il filmato delle altre sfilate, sono veramente molto belli.
Sai Enrico, che Alessandra, se volesse, potrebbe fare Se una volesse. sfilata con i suoi abiti. Come Ah, fa? Perché lei sì, lei disegna, cuce i suoi abiti per lei. E quando ieri mi ha detto apro l'armadio, io gli ho detto apri l'outlet, perché nel senso non sono mai stato a vederli. Cioè, mi ha detto che comunque quelli che mi aveva raccontato, minimo minimo ne ha una ventina, 30. Quindi potrebbe fare una sfilata solamente con i suoi abiti. Ma ti dico, quando ho avuto l'occasione di fare gli shooting, me ne ha fatti vedere 4-5 e sono favolosi, Quindi sei veramente. stilista anche, insomma. No, beh, Ah, vabbè, sono. per te ovviamente, come Sì, dici. per me. Lavoro nella moda da più di 20 anni, quindi insomma, diciamo che ho studiato per questo Poi lavori ora, e... non diciamo il nome, insomma, però No? lavori in un brand molto, molto, insomma, importante a livello Sì. internazionale. Che Quindi. devo dire senza dire il nome, ma che è arrivato a Cannes e Venezia quest'anno. Quindi abbiamo fatto gli abiti per Cannes e Venezia e devo dire che quando li abbiamo visti sfilare è sempre una grande soddisfazione, Eh perché certo, poi li vedi in passerella e è da brivido, quindi certo. molto bello. E tu, Esmeralda, io magari in quale epoca ti vedresti meglio? Anni 70. Io Anni 70, è un po' Happy Day, vedi, un po' Happy Day. però la vedo nel fine 800, non so perché, ma mi è. Ma sì, proviamo tutto, Tiziana dai. dice che brava Alessandra. Grazie. Mentre tu, Alison, in che anni ti vedresti? Adesso anche perché forse un po'. Quindi penso nell'Ottocento si vedrebbe Mentre Itan, Nell'Ottocento, ecco, quindi. indubbiamente, anni 70, quando c'era Fonti, con quel ciuffetto che Quel poi fa. ciuffetto un Ehi. po', sì. Un po' alla Bobby Solo, eh? Io ho anni 20. Bene, comunque Anni domani. 20? Anni 20? Perché forse Insomma, si ricomincia è andato molto, molto retro lì, eh? Comunque, dai, domani darete vivacità, darete energia alla sfilata, sicuramente. non ti Cioè, ragazzi, preoccupare che Ethan giovani ne così, darà tanta di energia domani. appunto. Domani te lo posso garantire. E adesso è timido, ma fai il timido, non che Poi timido, insomma. fai il timido. Vedrai domani cosa. Se si scatena la metà di quello che è. Comunque, sta bene il tuo serpente, Allora, Ethan, a sta benissimo. posto. Allora, siccome sta per entrare un'altra ospite, qualcuno di voi lo dobbiamo salutare per riuscire a gestire meglio la diretta, perché altrimenti saremo un po' in tanti. Io direi, Massimo, dimmi te, salutiamo con qualcuno di loro. Io non voglio, Allora, forse salutiamo Alessandra, essendo tutti. al mare, non lo so, essendo in spiaggia, ma se. Però ho visto l'Esmeralda che ha già fatto così. Non. Esmeralda, ti prepari per domani, dai. Dai, va bene. Grazie. Al limite ti facciamo rientrare dopo per i saluti finali, se o no. Cioè, sì, se rimani lì con noi, sì, rimani, non sganciare, rimani là, eh. Va bene? Se Va non bene. hai impegni, No. Ok. Rimani lì. Allora, andiamo a ospitare la nostra Cesira, che però è solo in formato logo. Quindi, se Sono in Cesira, formato logo. sì. Ti sentiamo, ma se c'è solo il Sono in formato logo. logo. Hai spento la telecamera. Hai spento la telecamera? Allora, intanto vado a leggere un altro Enrico, io commento. le avevo già cercato di convincere l'Alessandra Io di mi fare vedo una nell'epoca sfilata della con i caccia suoi alle abiti. Prova a chiederglielo anche tu. Io No. Come dicevi, scusami. ho già cercato di convincere Ale di fare una sfilata con i suoi abiti. Però non vedi che fa la timida, no, ma no, dai, non. Prova a chiederglielo anche tu, magari con. Ma vedo che gliel'hai già richiesto per due volte, quindi sicuramente lo farà la prossima volta.
Ecco, va bene. Dai, Senza ci dirgli niente, organizziamo, ci senza organizziamo. dirgli niente. No, ma Alessandra è aperta a nuove esperienze. Un anno fa avrebbe de ha detto no, io shooting mai. E poi piano piano c'è stata una crescita di giustamente e complimenti perché è tutto merito tuo e quindi. Io penso che ci sia ogni cosa al suo momento, no? E Sì. quindi probabilmente adesso era il momento di questo, anche perché se fai delle sfilate, se fai delle foto, devi essere te stessa, devi essere a tuo agio. Prima forse non mi sarei sentita a mio agio, adesso ho provato e Anche anche perché. grazie ai fotografi, diciamo, mi sono sentita a Grazie. mio agio. E quindi lo faccio per divertimento perché Come è è un giusto che deve essere così, eh. anche perché sia in fase di passerella sia in fase di shooting, bisogna essere un po' se stessi e trasmettere emozioni, no? Sì, Sì. Lo esatto. spettacolo e la moda hanno bisogno di questi, quindi. Sì, ma come giustamente diceva Alessandra, se tu non te lo senti, se non è il Cosa c'è momento. qua? Cosa vediamo? Vediamo un braccio che non è di Cesira di Braccio no. sicuro. Eccola qua. Altrimenti mi sarei No, la faccia preoccupato. non c'è, ecco. Ciao, Ciao. Cesira! Ciao a tutti, Ciao, ciao. buongiorno. Mezzo, ciao. Buongiorno. Cesira, hai già preparato tutto? Sì, c'è tutto pronto per domani, tutto. Che meraviglia, abbiamo parlato dei tuoi Speriamo che il abiti, eh? tempo regga. Ah, no, domani ci Sì. sono 30 gradi, Sì, tranquilla. dai. Ci Sì, sarà perché un stamattina qui sole. pioveva. Ecco, bene. Ecco, No, quindi domani non speriamo sia pioverà. solo locale, no? Perché sai questo tempo qui? No, dai, non pensiamoci, vedrai che andrà tutto bene. Cesira, Io ti sono presento carica, sono Alessandra che non pronta. hai ancora conosciuto. Come? Ti presento Alessandra che è una ragazza. Piacere. Ciao, tu Domani, domani ci domani. sei? Certo. Certo. Sfili? Sì. Solo con Sì, ho già abiti pensato, a dell'Ottocento, solo li usa vederti ho tutti già lei pensato adesso. cosa devi indossare. Lei Bene. si sente, Cesira, vedi un po' se dice bene, lei si sente un po' Ottocento. Che ne Lei, beh, ma pensi? ci sono quattro uscite, tutte hanno l'800. Vabbè, insomma, No, no, ma Enrico, non era è... un'altra la domanda. Come la vedi? In che epoca la vedi? Che Lei? epoca l'inquadri? Lei, niente, anni 30, guarda, quando avrà su la fascia con le piume in testa sarà... Sì. Mi metto nelle tue mani. Sì, no, no, beh, io vedo, cioè, beh, sono abituata oramai a vedere... Se un abito va bene per una ragazza, a parte la fisicità, però sono abituata a vedere, a inquadrare il tipo quando... Infatti escono, sono tutte belle, vero? Beh, Molto. Io ho visto la sfilata dell'altra volta, molto belle. noi Sì, eri l'hai vista abbiamo. in filmato oppure in... Sì, in filmato, in Ah, filmato. ma davvero un'altra roba. E E poi no, quando lo si so. partecipa... E vedrai che ritmo Ancora. dietro le quinte, vedrai che ritmo, eh? Grande Perché... emozioni, bello spettacolo, belli Dietro, sì. colori, tutto, tutto. Poi ci sono le mie ragazze che sono scatenate, quest'anno inseriscono il balletto di Grease all'inizio degli anni 50 e quindi... Bello. Ecco. E li ho Sì, perché abbiamo le menzionati, aperture, le chiusure, il prima che cancan. hai due ragazze stupende che Sono sanno fantastiche fare una quelle ragazze lì. coreografia magnifica. L'avevo Sì. menzionato. E quest'anno anche Vediamo all'inizio... se riusciamo ad esserci tutti. Riospito anche Smeralda. Vediamo un attimo. Ce la facciamo, ce la facciamo. Sì, ti presento, Cesira, ti presento Smeralda, che lei avrà due o tre cucciolini, barboncini, che farà La sfilata col barboncino? Sì, anche. Dici Dai. di no? Sono Sì, reali, non bellissimo. sono Sì? dell'Ottocento, sono reali, cioè, eccoli. Ce Lui è l'abbiamo più lì. giovane, Può suo uscire figlio, una Luca. signora tutta col cappello, che se la tira e porta spazio ai barboncini, sai che figura Vedi, fa gli abbinamenti sono sempre. sul No, ma Cesira, tappeto? siamo in buone Ben mani con apprezzati. Cesira. Eh sì, Cesira, no, no, come. non ti preoccupare che io do l'abito, il cappello e tutta, sai quelle signore tutte impettite che vanno magari anche con tre cuccioli. Sì, Sì, le no. classiche signore che portano poi, che conducono Tre i cuccioli, cucciolini sì. se la tirano tutta sul, hai capito? Con tanto Quindi di Cesira cappello. domani fornirà quindi abiti, cappelli e cuccioli, va Sì. bene? C'è tutto. Bene. Per i soldi ci pensa Enrico. Enrico Ci penso apparirà io. una banchierella che dà soldi così A tutti, eh a sì. tutti. Poi specialmente tutti quelli che Guarda prendo belli, sempre io, guarda, eh. guarda che meraviglia Cesira, guarda. Madonna, sì, tre, tre al guinzaglio, facciamo uscire, esce Guarda che lei. te lo Ah faccio no, ma vedere c'è meglio. anche. Guarda qua. Guarda che meraviglia.
E poi parlate con una che ha 15 gatti e gattara, quindi sono la colonia felina, quindi a me gli animali proprio li C'è adoro. anche l'apo di Alessandra, quindi devi pensare anche un abito per Alessandra, che anche lei ha il suo amico. Sì, Cane? sì. Sì, barboncino anch'io. Volete uscire? Vabbè, vediamo, facciamo uscire un paio di persone con il cane. Vabbè, vediamo quando, domani quando siamo là, vediamo, perché dopo aver Sì. distribuito gli abiti, vedi cosa rimane, cosa... Va Mentre bene. Cesira, io Enrico, che abiti ci daresti? In che epoca? Non c'hai Da non ha... uomo io non ho No, niente. no, da donna, che da uomo, no. A voi? Sì, tipo personaggio, insomma, voglio E dire. Però ti... lui nell'Ottocento, lui con il Lui chi è, frac, Enrico? Enrico, Sì, lui è vecchio, nell'Ottocento, antico, sì, sì. c'hai ragione. E Nell'Ottocento, eh? fammi pensare un momentino, ma anche nel 30, con le galosce sulle scarpe, sai, quelle chiare, tutto, col cilindro e... Ti vedo. Cilindro, Sì, sigaro. e con le galosce sulle scarpe, sai che una volta gli uomini usavano per non sporcare le scarpe, mettevano le galosce bianche di lino e poi le facevano lavare per tenere bene le scarpe. No, no, vabbè, voi non avete fatto un po' di storia del... No, questo ti stavo seguendo con Sì, una interesse, volta però erano non. tutti impettiti, ma siccome le scarpe non volevano sporcarle, perché sai, facevano fare delle galosce, erano delle specie di coprescarpe in lino bianco con dei bottoni neri e i signori proprio quelli le tenevano sulle scarpe, perché una scarpa che ne avevano ogni tanto erano sempre quelle, perciò le volevano coprirle, poi si mettevano nel bucato e abbiamo fatto delle sfilate con uomini in galosce, sì. Pensa, Enrico, che storia ha da Sì, raccontare, vedi, ho Cesira. collaborato con teatri anche, quindi lo Appunto, ma so. perché gli abiti non è solo il fatto di vederli così, E no, io sfilare il non vado passerello, a lume, no, ma non, guarda che è difficile anche perché non puoi ma andare scherzi. così a naso, eh? No, vanno raccontati, vanno. Sì, perché poi la No. nostra non è una sfilata solo così, è proprio un documento storico, perché Brava. l'accessorio deve essere uguale. Deve essere, non puoi sbagliare, sia la scarpa, sì, beh, alle volte non è che alle scarpe degli anni 30, alle volte è successo che mi sono sfuggite ad esempio ho sfilato con delle ragazze che all'ultimo momento sono uscite con le scarpe da discoteca e avresti i massaggi per dire no, però alle Vabbè, ma volte questo. fanno, perché tu esci, non mi puoi mettere un abito con le piume e poi mi metti lo scarpone da Certo. discoteca. Beh, succede un po' di tutto, no? Che loro non Certo. capiscono, addirittura non si rifiutavano, volevano le scarpe da ginnastica nell'Ottocento. Quelle lì non le metto. È un po' Per difficile. dire, sì, beh, comunque va tutto. Se deve uscire la figura come si deve, deve esserci l'abbigliamento, l'accessorio, e tutto. Guanti, per dire, adesso li uso un po' meno i guanti, perché non ti dico cosa me ne hanno distrutti e cosa. Però anche la serie di guanti antiche, però è difficile un po', alle volte si perdono, sai, sono cose un po' preziose e spesso sono andate perse. Si Date perde, sì. rovinate. Insomma, allora adesso i guanti cerco anche meno di metterle, ho gli ombrellini, però beh, comunque quando esce la figura deve essere perfetta, senza un errore da capopiedi, in modo che, cioè, perché gli occhi puntati sono tutti lì, non... Infatti io ho notato anche dall'ultima volta che quando tutte sono pronte, tu dai sempre quella supervisione, no? Prima di uscire, quindi Una... controlli se Sì, tutto va bene, l'accessorio messo nel punto giusto. certo. Ma anche un abito con la stessa taglia, le stesse ragazze non lo portano in modo, hai capito? Cioè Assolutamente. può dare bene Vero. per una, l'altra è impacciata, indossa. Invece anche l'ultima volta c'erano delle ragazze disinvolte che li hanno portati. Cioè una è timida, magari devo dare un abito che non... Però se devo far indossare qualcosa che deve... Bellissimo abito e anche bella interpretazione. Mi ricordo che quella di Laura Tagliaferro che doveva essere qua, ma non è ancora arrivata. Ti ricordi bello, cioè, quanto era importante quell'abito e come lo sapeva lei, Quale come abito? lei, Di che abito tante parli? altre. Della Laura, Sì, ma ti quale ricordo. abito? Quale epoca? Ora l'epoca non mi ricordo, ma insomma. Dovrebbe essere anni 50, se non Beh, sbaglio. ma lei è molto portata, lei si sa muovere, hai capito? Non è questione di taglia alle volte, è questione del se uno è impacciato o che si sente bene nell'abito che indossa Hai capito? Perché ci sono certe che giovani che non se la sentono di indossarli, poi escono magari e non sono capaci di... Però l'abito va interpretato, lo sai, è vero che la donna cambia tanto se interpreta Certo. l'abito che indossa. Di Allora, solito c'è l'entusiasmo un po' di tutti, sono quelli un po' più se qualcuno è faticosi. all'ascolto, ci piacerebbe sapere in che epoca vi piacerebbe
vivere questa emozione. Scrivetecelo magari prima di chiudere. Sì. Beh, ma comunque loro le hanno tutte e quattro le epoche, e quindi vediamo dove si trovano meglio. Comunque sanno che cosa vengono a indossare, perché è vero, non è la sfilata delle boutique, sanno che si deve cambiare dal 70 all'800 e con l'abito adatto. L'importante è che accettino quello che do io, perché alle volte arrivano dietro, vedono tutto sto ben di Dio e ti dicono: ma io vorrei indossare quello là. Vabbè. Non si può, non no, si no, può, sono no, già, cioè, già io, state cioè, prima di tutto la taglia, che... no, ma ci sono che lo fanno, io voglio indossare questo, no, questo, questo. So, no, tu metti quello che fa bene per te, va bene, fai bene. Perché poi se esci, sei impacciata e non fai bella figura, la responsabile sono io, non mi... Bisogna che accettino quello che do e si fidino che va bene per te. Per esempio, lei ha un abito nero da sera per l'Alessandra, con tutti i... lo vedrà come... ho già in mente che cosa... E nelle 70 però è elegante, non occhialini e strusi, e... perché sei... hai la figura elegante, quindi devi indossare e porterai al meglio quello che... Perché poi vedrai gli occhialini, jeans strappati, piedi nudi, quello non, secondo me non... Tu devi essere con la figura elegante. E... Massimo, io mi fido ciecamente. Eh? Io mi fido ciecamente. Sì, sì, certo. No, ma Massimo, non ho dubbi. Tiziana dice per me fino a 800, vedi? Quale sì, tipo? Perché rispecchia un po' la sua adolescenza, fino a 800. No, sì, però le deve fare tutte e quattro le epoche, devono farle tutte e quattro. Sì, 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 adesso ho fatto una battuta su Tiziana, che è mia carissima amica, e ho detto... E poi nell'800 ci sono quegli abiti meravigliosi che indossano tutte. Vado, Massimo, vado a leggere questo messaggio che è curioso, dell'amico Andrea Gerili, che ci scrive da Londra. Lui è... uno chef siciliano che vive a Londra, è eccezionale. Un tempo che vorrei rivivere sarebbe il Medioevo al castello di Erice in Sicilia. Sarebbe in grande, insomma, ci vogliono anche costumi e per sapere la storia dei costumi. Io mi accontento della mia storia della moda dall'800 in avanti. Ho fatto due set fotografici, la donna del gangster e una segretaria degli anni 60. Ti avrei voluto vedere come segretaria negli anni 60. Mi sono piaciuti tantissimo. Insomma, capelli all'indietro con la riga, la parte, con la brillantina, tutti lucidi, Tutti lucidi. Semilunghi, proprio indietro le casse, sì, quelli lì. Vedi, io Cesira l'abbiamo già inquadrato allo stesso modo. Sicuramente lo so. Anche gli uomini, se vengono invece riconosci... la nostra Esmeralda, che abito gli faresti mettere domani? Esmeralda, diciamo, cosa le ho detto prima? Uno sguardo misterioso, la mattina più delle altre giorni. Esmeralda indosserà la veletta, cappello con veletta scura, abiti scuri con la veletta. Va bene, perfetto. Sì, sì, ma anche se non va bene. Per dire, hai capito? Esmeralda, non mi dici, non magari bene, metto io voglio così, mettere i jeans strappati con gli occhialini di John Lennon? No, ma è una grande regista, Cesira. Cappello velato, e poi ti darò in mano una capelliera tutta fatta a mano, perché devi andare, devi tirarti come se tu avessi un cappello di scorta nella capelliera. Beh, tutta, vedrai come esci, che figura. Sì, sì, dunque Esmeralda e Alessandra, mi metterò vicino così poi. Sì, sì, no, ma vedrai che tutte le ragazze staranno lì ascoltarti quello che hai da spiegarli da dire. Anche perché vedi, io dalle volte dici porti troppi abiti, non sono troppi. Perché alle volte per una persona che ne prova due non vanno bene, capito? Sia per la taglia o perché non sta bene. Devo portare la scorta, perché non è che io porto un abito e quello va bene per quella a distanza. Capisci perché devo venire via con tante cose? Ma io ho solo una, io ho solo un furgone però, No, voglio dire... parlo dell'altra volta. Abbiamo inviato un tir a prendere gli abiti. Ma c'è solo quello. Ascolta. L'altra volta, quando hanno visto tutto sto ben di Dio, hanno sgranato gli occhi così: ma cosa ti sei portata? Il necessario. No. Per la nostra finata imponente com'è, il necessario. Beh, se calcoli che escono tre volte, alle volte uscivo anche due volte nel 50, e quindi
cioè era una roba imponente alle volte, proprio quando facevano serata nei paesi grandi. Ad esempio, quando ho fatto per l'UNICEF, ho sfilato per l'UNICEF in Piazza Ducale a Vigevano, ti immagini che serata che c'era, così una roba. Lì addirittura era per dire, dovevo andare altro che col tir, perché le ragazze erano tantissime, io dovevo vestirle tutte, dovevo... Sì, ho fatto cose anche molto molto importanti. Beh, non immagino, cioè nel senso, sicuramente, perché e poi, con la tua cultura e i tuoi abiti la costruzione non puoi... anche degli abiti, io so fare un abito per dire dell'Ottocento, adesso non ne ho bisogno. Poi i cappelli, quelli che vedete, li ho fatti tutti io, cioè io quando lavoravo per il teatro di Milano, dovevo seguivo proprio le preparavo gli abiti, glieli ripulivo, mettevo le cerniere, facevo i cappelli adatti al... Cioè, sì, una roba... vieni da un'esperienza insomma sì, notevole. Ventennale, sì, sì. E siamo orgogliosi noi di Event Service, di averti come partner, come si può definire una persona del calibro di Cesira? Enrico, tu... Partner. Partner no. È il termine esatto. Collaboratrice, dai. Partner no. È il termine esatto perché insomma sì. Dà comunque un valore e siamo molto orgogliosi di averti veramente perché non scegli chiunque, quindi in questo caso non siamo stato tanti noi a sceglierti, ma sei stata anche tu a qua ci stanno facendo quindi... una domanda. Cesira dice sì. Accessori nostri niente, vero? No. Non credo No, a nostri di chi? Personali intende, che io credo intende personali. No, via bracciali moderni, via tutto, no ecco. Anche i bracciali e le collanine moderne non c'entrano niente con no ma penso che si intendesse anche occhiali, cappellino suo, no niente, non dovete ogni portare abito nulla. Accessoriato dalla collana al cappello devono essere adatti all'abito, niente non... ma sfila tua figlia? Non vuole. No, ma dai, avevo già preparato. Ma sai che gli ho già preparato lo stemma? No, ma domani ci sarà con me. Quindi dopo no, lo ma riusciamo. Dai, perché? Perché non l'ho pagata. Lei voleva ma dai, degli abiti. Ma ho già preparato io lo non li ho presi. Ma è lì? È lì? Stupendo, che no, farlo, è di sopra. Un abito nuovo, stupendo. Mi ha detto, sei fortunato se non ti denuncio per morosità, perché mi hai promesso degli abiti e non me li hai mai comprati. Adesso dai, lo sfilo fammi sfilare domani. Io ho già preparato lo stenno, dai, la sfila. Glielo chiedo ancora, poi glielo chiederò anche io penso tu. Che quando sarà lì e vedrà questo ben di Dio, insomma. No, Cesira, ma sfilato, adesso, no? Adesso è 1,80 m, mia figlia. È 1,80 m, quando l'hai vista sì, un anno fa. Ho capito, ma io gli ho già preparato, ti giuro, gli ho già preparato lo stand per Giorgia col nome. Quindi, non può non venire. Adesso però... li faccio vedere la diretta, vedi che. No, ma dai, davvero no, ma mi spiace. No, ma dice di no perché si vergogna. Adesso io ho spiazzato. Ma si vergogna, è uscita così bene. Senti, era meno impacciata lei per dire che qualcun altro che c'è, voglio dire, no? Sì, perché è uscita con il sorriso di una ragazza innocente, tutto che era come giusto che sia. È andata bene, no? È andata no, bene è andata benissimo. Cioè, non lo dico perché è mia contavo? Figlia. No, cerchiamo di convincerla. No, perché sennò devo mettere un'altra al suo posto sullo stand e rimetto. Ah, no, quindi questa è condizione necessaria. Che debba, ha già preparato lo stand per i tuoi. È già pronta, sì, Massimo. Sì. Nell'Ottocento c'è un. Lei uscirebbe in giallo con l'ombrellino di Pizzo. Quindi... Ah, l'altra volta è uscita in celeste. In celeste, oggi è in giallo l'avevo messo con l'ombrellino. Ti giuro, ho già preparato lo stand io per Giorgia. Allora cerco di. Vabbè. Dille che ci tengo. E che sarei di piaciuta se non ci fosse. Sì, sì, poi domani mattina è con noi, quindi... Fagli il lavaggio del cervello. ma non funziona, perché ha il mio carattere. Se dice ah, no, beh, allora, più insisti, sì. Molto razionale. Deve sentirselo, e quindi... Dobbiamo... Devo promettergli 2 o 3 uscite per prendergli degli abiti, no, magari poi... No, vediamo di convincerla. Ecco, volevo chiederti, per l'uscita dei gioielli. Dimmi. Niente, noi portiamo anche noi delle musiche, cioè queste un po' più moderne, cioè ci sarà il sottofondo. Come funziona? Cioè, vabbè, abbiamo deciso che è prima dell'Ottocento, no, l'uscita. Sì.
lì ci escono le ragazze che devono presentare, escono una volta, escono due, questo io non lo so, non per le musiche. Escono una volta sola e... Viene descritto il gioiello, sì. Funziona? Sì, viene descritto il gioiello, quindi facciamo una musica soft di sottofondo. Sì, c'è la voce durante il... Ecco, quindi una musica solo suonata, musica leggerissima di sottofondo, sì. Che poi si alza al momento colonna, che... Tipo colonna sonora proprio. Sì, 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 no, leggermente in sottofondo, solo musica suonata, che si alza al momentino intanto che escono e... Sì. Ok, sì, sì, tanto roba cos'è, da 10 minuti? Cosa sono, 6 uscite? Sì, sono 6-7 ragazze, compreso le tue che mi hanno detto, che mi hai detto. Sì, no, che... loro, sì, insomma, dai, prendiamole un po' in considerazione perché mi danno tanto soddisfazione. Ma ci mancherebbe. E quindi vanno un po' premiati, ma sì, poi loro ci tengono a uscire. Alle altre ragazze io gli ho chiesto una cifra molto importante per poter, loro glielo facciamo, no, adesso si meritano tutte, però non possiamo farle sfilare tutte, quindi... Sì, no, vabbè, ne abbiamo individuate 6 o 7. Per le mie, sì, dai, non è che voglio il privilegio, però sai, si fanno un mazzo così, mi seguono e rendono importante la sfilata, perché se togli lo spettacolo, se togli loro, lo spettacolo è bello lo stesso, però sai, quando ci sono è più no, tranquilla, più poi sono tutte cose che ne parliamo domani a quattro occhi, certo. Facciamo gli ultimi appunti. Esmeralda, di... non hai parlato nulla. Si è messa lì, però ci ha ascoltato, però ci ha ascoltato. Non sai cosa, com'è? Come allora, pensi avete, che avete sia? Avete altro da aggiungere? Stavo ascoltando. Non ti sentiamo però. Ci stavo ascoltando, dice. No, chiedevo se avete altro da aggiungere, insomma, sia Alessandra sia Esmeralda. Altrimenti, insomma, ci avviamo. Lei è ancora al mare? Ma beata lei. Sì, sì, ma torno oggi. Quando pomeriggio. Rientri? Oggi rientra in pomeriggio. Te. Guarda che bel cielo, guarda che bel cielo, guarda che bel cielo c'è. Sì, sì, c'è molto caldo, a Marina di Massa, in Toscana. Al posto. Sì, sì, sì. Mm-hmm. Invece tu, Esmeralda, da dove stai trasmettendo? Parla un po' del tuo paesino. Da San Martino dall'Argine, Mantova. Ah, sul Mantovano. Quindi domani arrivi con i barboncini, allora? Barboncini e tutti i miei ragazzi, vedrete come sono belli dal vivo, sono bellissimi. Cosa vuol dire? Scusa, spiegami un po' a tutti i miei ragazzi. Allora, no, che Massimo ha già organizzato il secondo furgone, uno per Cesira e l'altro per Esmeralda, per prendere tutti. Spiegami un po' i miei ragazzi, cioè c'è il maschietto che compagna, cos'è? Non ho capito cosa... Ho mio figlio Maverick che ha 21 anni. È un bellissimo ragazzo. E sfila, bellissimo. Porta le ragazze, accompagna le ragazze. Mm-hmm. Poi ci sarà Ethan sarà la nostra mascotte. Adesso vediamo cosa riuscirò a fargli indossare. Comunque è molto simpatico lui e vedrete, adesso oggi non ha voglia, ma poi lo vedrete domani. Mm-hmm. Mm. E i barboncini li porti tu? Li porti tu i barboncini sul tappeto allora? Va bene, per me va bene anche darli in mano alle modelle, non c'è problema. Ah, facciamo così allora, va bene, ok? Vediamo di studiarci qualche cosa, va bene. Okay. Poi ci sarà Edison è 1,77 m, quindi vedrai. Sempre un ragazzo? No, una ragazza. Ah, una ragazza, Edison, sì, sì. Lei sfila? Sì, sfila. Ok. Mm. Quante sono? 16? 16 tutto allora. Ti so dire subito, sì. Con la tagliaferro? C'è inclusa anche lei? No, sono 15 nostre, due tue ragazze e la tagliaferro 18. Ma la tagliaferro gli abiti li ha lei, lo sai, per quale preferisce. No, quindi spesso. Sono... Poi lei se li ha acquistati proprio, lei. Sono... 17, ok? Ok. Vabbè, ora siamo entrati un po' nella scaletta della tecnica. Insomma, ma è bello della diretta. Abbiamo svelato delle cose che non davano svelate, ma comunque... Vabbè, dai. Va bene così. Allora, rimanete lì, io li faccio rivedere, prima di chiudere lo spot, perché ricordiamolo, Massimo, c'è la ripresa di Video Piacenza. Sì. Che poi sarà trasmessa in differita, credo, la settimana prossima. Mi hanno detto in settimana. Rivediamo un attimo quello che abbiamo visto all'inizio, rivediamolo un attimo, questo spot che ci hanno dedicato.
Carli si è video a Piacenza in un appuntamento fashion. Domenica 12 settembre, red carpet in stazione. La moda bordo piscina all'antica stazione di Graziano Visconti a partire dalle 16.30. Eccoci qua. Quindi Cesira, alle 16.30 dobbiamo essere puntuali, domani alle 16.30. Beh, ma noi siamo lì, io sono lì al mattino, Te quindi... lo so che sei lì prestissimo. Sì, devo preparare tutto, sì. Niente, non abbiamo ancora parlato di una persona a noi molto importante, soprattutto per quanto riguarda la mia amicizia con lui e il mio rapporto di lavoro, che è Gianni Vitiello, che... Non si è fatto sentire Gianni, ma ha scalzo un tello stamani, non ci ha scritto. Ma l'ho fatto arrabbiare subito stamattina presto. Ho capito. Perché lui si arrabbia ancora quando ci mancano di rispetto, di considerazione. Perché è successo? No, niente. E, ma stamattina alle 7:30 era già sveglio, quindi... molto probabilmente ha avuto un contrattempo, altrimenti... Comunque Gianni, lucida i sensori, che domani abbiamo tante belle ragazze e tanti bei vestiti da fotografare. Quindi questo ci tenevo, perché Gianni è veramente un amico prima di tutto. Vai, scusami Enrico se mi sono permesso di... No, salutavo Alessandra, grazie, quindi ciao, continua a goderti questa domani. Giornata, ciao, Alessandra, ancora qualche oretta e poi preparati per... ciao Alessandra. Ciao, ci vediamo domani. Ciao. Grazie Alessandra, e andiamo a salutare anche Smeralda insieme a tutti i suoi figli e canini. Ciao Ale. Ciao, ci vediamo domani. Smeralda. Saluta i tuoi bimbi. A domani. Ciao, un abbraccio. Ciao. Vabbè. Quindi Cesira, che dire? Preparati a caricare il furgone. Senti? Sì, scusa, mi stavo dicendo qualcosa a mio marito. Preparati a caricare il furgone domani mattina e portare... Sì, certo. Massimo, dopo ti chiamerà Giuliano che deve un chiarimento, e quindi vi parlate a telefono. Ci sei? Sì, va bene. Allora, saluto che ci lascia. Saluto Anna Maria Cuzzo. Ciao Anna Maria. Ciao Anna Maria. Volevo dirti io, scusa, dall'altra volta che ragazze ci sono, la Miriam. Aspetta un attimo, Cesira. Scusa. C'è un messaggio di Tiziana, dice: forse è meglio arrivare anche un po' prima delle 13, anche mezz'ora prima. Io potrei, certo, prima sono qui e meglio è. Prima arrivi e meglio è. Sì, quando vuole. Dicevi Cesira. La Miriam c'è? No, di ragazze di allora chi c'è? Nessuna. Nessuna delle ragazze di allora? Come mai? Sono in ferie. Un po' in ferie, un po' hanno degli impegni, un po' abbiamo cambiato. Ho capito, ok. No, non voglio sapere, no, solo se... No, non c'è mica. Perché sennò, siccome avevo sott'occhio le ragazze, preparavo già, comunque domani si vedrà. L'unica è la Lucia San Basile. Ah, Lucia, sì, lei. Okay. E altre sono... Non ci sono questa volta, saranno forse nelle prossime volte, ma questa volta non... No. Ci sono ragazze che hai preso nuove, che hai fatto... No, non... Beh, dai, domani, sono tutte bellissime. E c'è la Mary Jo. Dove l'hai presa la Mary Jo? Una regista, vedi com'è curiosa Cesira. No, perché la conosco, certo, è già sfilato per me. Mary Jo l'ho conosciuta in una passerella quando lavoravo per un noto concorso internazionale. E ho conosciuto Mary Jo e tante altre ragazze. Era venuta quando ha visto le nostre sfilate, si era offerta lei ed era venuta un 5-6 anni fa a sfilare per noi. Offerta lei anche questa volta, non avevo pensato. Ma lo sa lei che siamo ancora noi? Sì, lo sa. Sì. Perché... Però io mi ero fermato perché ne avevamo già tante ragazze, come avevi già detto, di non superare un certo limite di ragazze. Sì, e ogni giorno ci avevo, non perché non sia bella, non perché non sia brava,
Non avevo pensato a lei, si è offerta e quando si è offerta non ho detto di no, Infatti, c'è anche la naturalmente. Fiorenza, chi è l'altra Sì. signora? Sì, ah, c'è che Tiziana immagino. dice: Cesira, io e te ci siamo sentiti al telefono, sono quella di 180. Sì, di 1,80, la Tiziana, sì, Tiziana. Sì, quella che ha bisogno quella della 46, taglia 46, che mi ha detto tienimi qualche abito se c'è quelli un po' che ha qualche Vabbè. centimetro in più, ecco. Non svegliamo il backstage, dai, che Perché andiamo. parliamo troppo di Non lo svegliamo, non lo. backstage. Dai. Cesira, ci vediamo domani, domani mattina. Domani mattina 9 sono 9:30, arriva l'orario è 9:30, noi siamo d'accordo. Noi siamo lì intorno alle 11 o giù di lì. Tu Ah, tieni quello che volevo presente. chiedere. Ecco, no, Ci dicevo sentiamo che. per ogni informazione, ci sentiamo No, volevo telefonicamente, chiederti, il Cesira. backstage com'è? Non è un buchettino, visto l'imponenza degli. Il backstage com'è? È un 2 metri per due, due per... No, no, non ti No, ma me lo fa rivenire un preoccupare. colpo, se no dobbiamo stare sulla piazza. No, no, tranquilla. Ecco, mi hai spaventato No, veramente, se no dobbiamo spazio, compiere. c'è tutto lo spazio che vuoi. Ecco, perché hai visto l'imponenza, quasi quasi le rastrette l'altra volta, vero? Quando c'è l'800 è una roba. Altrimenti facciamo una richiesta di Un telone spazio pubblico nel tirato. borgo. Vabbè, dai. Ah. Baci a tutti, ci Ciao vediamo domani Cesira, mattina. ciao Cesira, a Ciao, domani, ciao, 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 ciao. ciao. Ecco qua, quindi Fantastica la grazie. Cesira, è un mulino a Cesira. vento quando Ci siamo comincia. addentrati proprio purtroppo nel backstage, quindi non sei, altrimenti sì. No, Quindi ci non. saluta anche Tiziana, dice un abbraccio a tutti e a Ciao domani. Tiziana. Quindi a domani Scusate. 16:30 inizia il nostro evento, che poi dopo si concluderà anche con, per chi lo volesse, insomma. Una cena che Consiglio la prenotazione per le restrizioni Covid, più assolutamente un, meglio. quelle che fanno parte del nostro staff, abbiamo già, sono tranquillamente riservati i posti, altre persone che ci stanno seguendo e vogliono fermarsi, devono gradita, perché dopo non vorremmo che una volta che sono là, No, Danile no, no, debba no, è giusto, dire. giusto, Debba infatti. dire no, ragazzi, non ho posto perché il posto c'è, però non, per il Covid, le restrizioni e così quant'altro. Io vi consiglio di arrivare presto nel primissimo pomeriggio, di modo che vi potete fare, per chi lo volesse, un giro nel borgo di Grazzano e poi alle 4 essere lì perché alle 16:30 partiamo con l'evento. L'ideale sarebbe una gita dei famiglie, partire la mattina o anche fidanzati, mariti, Sarebbe meglio. coppie, mattina perché Grazzano merita di essere visitato e in poco tempo non riesce a visitarlo tutto, per poi alle 16, perché no, anche fermarsi a pranzo nell'antica stazione dove ci sarà l'evento, perché non dimentichiamo che Daniele è un ottimo ristoratore, lui e la moglie. Ma poi lavora con prodotti tipici, prodotti di alta qualità. Locali, tipici Locali, locali, certo. perché naturalmente vuole valorizzare nei suoi locali i prodotti piacentini, cioè nel senso siamo Piacenza, giustamente è così. Quindi ringraziamo Daniele ancora Enrico perché ci ha aperto le porte della sua struttura molto molto affascinante e interessante. Quindi grazie Daniele, domani ti daremo filo da torcere con tutte le persone che ti metteremo nella struttura, stanno Quindi certo. grazie davvero a tutti. Allora ci sentiamo domani e poi insomma vi annunceremo nei prossimi giorni l'orario della messa in onda su Video Piacenza, di modo che poi lo potrete rivedere in integrale tutto l'evento. Ecco, quindi questo Poi c'è la grazie. possibilità anche di avere la registrazione in un futuro, chi ne faccia richiesta. Qualche persona mi ha chiesto se è possibile mangiare all'aperto. Certo che è possibile No, si mangiare. mangia all'aperto. Si mangia all'aperto, si mangia all'aperto, sì. Certo che se piove, Ma non credo ci penso sia di nessun no, problema, però però insomma, ecco, sì. non mettono tempo mal tempo, quindi la struttura è strutturata per mangiare Si mangia all'aperto all'aperto. e domani lo Massimo, farò. grazie per questa diretta che abbiamo fatto No, insieme. grazie, grazie a lei. Grazie a lei, io adesso Grazie li do a ben lei lei, scusi, perché grazie a lei.
dottore, e quindi no, ci prendiamo un po'. Convinci, giusto, siamo amici, ogni tanto, anche se siamo in diretta, è giusto far valere. Convinci Giorgia Sorrenti che dovrà indossare l'abito. È un po' quindi... che ci sto no, lavorando. Se non riesci. Quando gli ho detto che stava a casa perché comunque non avevo posto in macchina, ho visto che questa diretta voleva venire, quindi... Questa diretta rimarrà registrata, fagli vedere il pezzo della Cesira 3 o 4 volte. Quindi nel caso... Sicuramente. Quindi in quel caso non serve nulla, mi chiedono. Nulla credo si riferisca al Green Pass. Al Green Pass. Il Green Pass serve. Il Green Pass serve perché è un pubblico evento. No, ma sta per la cena, penso che stia... per la cena no, si mangia mangiando fuori, quindi all'aperto... No, come tutti i ristoranti, insomma, che... Chi mangia e c'è pranzo cena all'aperto, sapete benissimo, non serve per mangiare. Penso che, visto che si stava parlando della cena all'aperto, penso che la domanda sia attinente a questo. No, quindi non serve. No, ragazzi, si mangia all'aperto, quindi non serve il Green Pass. All'aperto, ma comunque tenendo sempre ben presente le normative anti-Covid, cioè non uno seduto in spalla all'altro e non in un posto dove ci sono 100 posti, metterne dentro 150. Ecco, tanto per fare un esempio, come è giusto che sia, come fanno comunque, come si deve fare. Comunque, come in tutti i ristoranti, in tutto il mondo delle ristorazioni, per mangiare all'esterno non serve il Green Pass. Bene. Io vi saluto, grazie, ci vediamo domani perché fra poche ore dovrò partire, insomma domani mattina presto, quindi mentre tu dormirai io sarò in viaggio. No, ma povero cucciolo, ma guarda che ti penserò comunque, anche se dormo, dirò, fai piano, non fare arrabbiare la Deborah. Vabbè, no, ma insomma... Non abbiamo parlato di Deborah, che è una figura... No, dicevo, ora si diceva, quindi oltre a... Gianni Vitiello, che è un collaboratore insomma fondamentale perché ci accompagna sempre da un punto di vista fotografico, è un tuo collaboratore, assiduo collaboratore. Importante, come dico sempre io, è anche l'organizzazione del backstage, perché spesso si sottovaluta, uno non pensa, dicendo tutto quello che si vede in passerella viene lì per lì, insomma. Ma no, tutto ciò che si vede davanti è frutto di un lavoro importante che si svolge dietro. Il backstage è importantissimo e la figura di Deborah è importantissima. Perché... È reduce anche da un ottimo lavoro in Puglia, insomma. Puglia, sì. Quindi... Sono le figure nascoste, tante volte sono nascoste, ma non perché sono nascoste siano meno importanti, anzi, come spesso accade, le figure che non si fanno notare sono quelle indispensabili, perché... Non si fanno vedere perché non possono, cioè non sono sul palco perché stanno lavorando per noi, perché se io sono fuori a fotografare, tu sei fuori a presentare, se non ci fosse lei dietro o una figura del backstage, perché comunque non potremmo farlo, quindi è tutta importantissimo. Siamo tutti pronti per domani. Quindi vi saluto tutti da parte mia, grazie. Una buona giornata e... Concludiamo proprio così a coppia, rimaniamo così a coppia. Sì, dai. Quindi... Se vuoi accetto anche un bacino, ma no, dai. Domani, ma guarda, dai. Rimandiamolo a mai questo. Ho avuto carattere. Quindi grazie davvero, a parte gli scherzi, grazie davvero a tutti che ci avete seguito. Vedete di nuovo la registrazione che rimarrà. Grazie, ci vediamo ovviamente domani e poi vi ripeto su Video Piacenza nei prossimi giorni e a seguire per integrare tutto l'evento. Ciao a tutti, grazie. Ciao ragazzi, ciao Enrico, buona giornata. Ciao.